Entra nel vivo la stagione calcistica dei dilettanti con l'inizio della Coppa Campania di seconda categoria. La FIGC Campania infatti ha diramato i calendari della competizione iridata, che vede la partecipazione della maggior parte dei club che militeranno nel campionato regionale di seconda categoria. Ben 64 mini gironi composti da 2-3 squadre che si giocheranno l'andata del primo turno nella giornata di oggi e domani, con gare di ritorno previste per il prossimo 7 novembre. A disputare quel che per molti l'antipasto del campionato di seconda categoria che inizierà nelle prossime settimane saranno diverse squadre del territorio con tanti derby e match da seguire. Per il Vallo di Diano uno di questi è la sfida tra Buonabitacolo e Pro Marcellino in programma domani all'Orlando di Buonabitacolo. Esordio stagionale anche per il Vibo Villa che ospiterà Vibonati la Pixus per un altro derby stavolta del Golfo. Fari puntati anche sulla Caggianese che sul suo cammino incrocia il Real Contursi. Villa San Nicola e Pro Atene invece si confronteranno nel girone 57 con il Laurino. Domani al Kodokan di Atena Lucana i locali ospiteranno il Laurino mentre il Villa San Nicola riposerà prima di scendere in campo nel secondo round del primo turno. Per quanto riguarda gli altri campionati regionali, in promozione girone D il Valdiano affronta nell'anticipo del sabato della settima giornata di andata il San Cipriano in una difficile trasferta per allungare il passo in classifica dove occupa la quinta posizione. In prima categoria girone H per la terza giornata il Sassano domani sarà impegnato in casa con il Cilento Calcio. La neopromossa Montesano 2006 invece ospiterà nello spazio di appena 4 giorni la Mario Promolla Serre tra campionato e secondo turno di Coppa di Prima Categoria.